Sono gli aerei che possono fare naturalmente portarsi da un continente all'altro e diciamo con azioni virgolette di sorveglianza o comunque di presenza, ecco, per quanto riguarda il discorso dell'utilizzo di queste macchine. Oggi naturalmente con i satelliti si fanno delle cose, se ne deve entrare dentro su questa macchina con una, diciamo, speciale tuta che in realtà è quasi uno scafandro, perché il combustibile che viene utilizzato su questo aereo è talmente particolare che permea, esce, diciamo, in qualche maniera attraverso le porosità dei serbatoi ed è oltretutto, diciamo, come si dice, Mach 3, quindi tre volte la velocità del suono, e oltretutto mi sembra ad un'altezza assolutamente straordinaria. Adesso non ricordo assolutamente quant'era, ma veramente ad altezze veramente straordinarie. Questo appunto ha costretto non solamente diciamo, i progettisti a lavorare sulla costruzione di una macchina assolutamente nuova, ma ha incontrato l'attenzione di questo amico Mondinelli e lui ha costruito questo bellissimo oggetto, ha progettato e costruito questo bellissimo oggetto che ci è stato presentato oggi dell'amico Giacomo, dell'amico Jacopo. Bravo, bravo Jacopo, un bel volo, un bel volo.